Amici di Radio Guest, ben ritrovati dopo le vacanze, o per chi lo è ancora, buone vacanze, ma soprattutto ben ritrovato a Giacomo Pedini, direttore artistico di Mittelfest. Grazie, grazie, ben trovati, grazie dell'ospitalità. È un piacere averla qui in Radio Guest, ma parliamo subito di Mittelfest. Come si presenta l'edizione del 2021, se ci sono ovviamente delle novità? Beh sì, l'edizione del 2021 si presenta intanto come l'edizione del trentennale. Sono 30 anni che Mittelfest è nato e quindi ci sono alcuni elementi di novità e alcuni elementi di novità che però si inseriscono in qualche modo nella storia di questo festival. Penso anzitutto al fatto che Mittelfest è nato a Cividale del Friuli, quindi in una cittadina di storia, di lunga storia romana e longobarda, e in una cittadina che ha ospitato, soprattutto nei primi anni del festival, tanti spettacoli che attraversavano la città. Quella l'edizione di quest'anno, che si svolge completamente, totalmente a Cividale del Friuli, riprende un po' quello spirito itinerante con due spettacoli, Remote Cividale del Friuli e Signal in Forum Iuli, in cui nel primo caso uno delle più importanti compagnie teatrali al mondo, che sono Rimini Protocol, che lavorano di base in Germania, propongono questo attraversamento in cuffie da una voce di intelligenza artificiale attraverso la città. Nel secondo caso sono un duo di compositori olandesi che si sono immaginati un percorso musicale, una sorta di opera che cammina, in cui sono guidati un po' come il pifferaio magico attraverso Cividale del Friuli per mezzo della musica. Ma poi allo stesso tempo un altro elemento, questo di più grande novità, che si riallaccia sempre un po' a quella che è la natura anche popolare di Mittelfest, di voler coinvolgere un pubblico eterogeneo, un pubblico anche di famiglie, e in questo senso il ritorno di Città di Gorizia con le fiabe di Teatro alla Tavola, ma soprattutto il circo. Questa è una grande novità. Abbiamo montato questo chapiteau di Circo all'Incirca in un parco molto bello di Cividale, che è l'Orto delle Orsoline, e dentro avremo laboratori e spettacoli di circo. Questo per me è un'importante novità, perché il circo di oggi, che naturalmente è fatto da grandi artisti, insomma, è un'arte bella, nobile, ma che sa veramente parlare a tutti. Molto bene, quindi sicuramente è un'edizione bella, ricca e coinvolgente. Parliamo invece del fil rouge di questa edizione, gli eredi. Parliamo di eredità, un fattore importante, perché bisogna tramandare, ma probabilmente bisogna saper tramandare. È un po' la sfida del titolo, del nome Eredi, è proprio quello. Intanto perché la parola eredi, per l'appunto, chiama in causa le singole persone, nel senso che si è eredi. Tra l'altro, la cosa interessante è una parola ambigenere, no? Vale al maschile e al femminile. Siamo tutti quanti eredi senza possibilità di fuga. E l'aspetto interessante è proprio quello, cioè cosa trasmettere, nel senso che inevitabilmente noi riceviamo qualcosa ci arriva e cosa lasceremo. Quindi riflettere sugli eredi è riflettere anzitutto su il presente in prospettiva futura. E in questo senso abbiamo tanti filoni. I due spettacoli itineranti sono naturalmente legati al nostro rapporto con i luoghi, ma anche il concerto di FVG Orchestra, che sarà qui a Mittelfest, che sarà il primo concerto quest'oggi stesso, insomma il venerdì 27, è un concerto che si lega al tema dei fiumi. Perché i fiumi? Perché i fiumi sono il nostro legame fisico col tempo che passa, con l'idea dello scorrere, tanto che un bravissimo compositore come Christian Carrara ha scritto proprio un pezzo appositamente per noi e dedicato al Ponte del Diavolo. Ma eredi è anche, proprio pensando al dibattito pubblico di oggi, il rapporto tra maschile e femminile. Abbiamo grandissime artiste, quest'anno c'è una presenza importante di artiste all'interno del cartellone di Mittelfest, c'è uno spettacolo, My Husband, che parla proprio del rapporto maschio-femmina, con questi ritratti un po' grotteschi, tragicomici di mariti da un punto di vista di donne, da un punto di vista di mogli, ma abbiamo grandi artiste che riattraversano il repertorio classico, come Patricia Kopaczynskaia, che è una delle più grandi violiniste al mondo, che viene a Mittelfest e porta, come dire, tre grandi composizioni della tradizione della grande musica classica romantica. Quindi parlare di eredi significa proprio fare delle scelte, e significa però naturalmente anche coinvolgere dei più giovani. In questo senso penso al progetto Meet & Younger.
Esatto, infatti proprio là volevo arrivare. Come sono andati i progetti Mittelland e Mittelland che si sono svolti le settimane scorse? So che ci sono stati dei vincitori, sono stati selezionati degli artisti che poi riproporrete a Mittelfest. Sì, sono molto contento di Mittelland perché intanto era un modo per l'appunto per coinvolgere nuovi artisti, ma anche nuovi giovani sul territorio che sapessero scegliere gli artisti, perché la particolarità di Mittelland è tutta lì, nel senso che noi abbiamo fatto un open call per proposte di teatro, musica e danza da 25 paesi europei, ci sono arrivate 160 domande. La cosa interessante è che non le ho scelte io, non le ho vagliate io, naturalmente io le ho guardate, ma le hanno vagliate questo gruppo di 30 curatores che è stato costruito grazie alla collaborazione di 8 realtà che lavorano nella formazione teatrale, musicale e coreutica in regione. E questi giovani under 30 hanno scelto spettacoli di loro coetanei, sono andati in scena giugno, 9 spettacoli, devo dire delle proposte molto interessanti e notevoli anche per la qualità degli interpreti. Di questi 9 ne hanno scelti 3, uno di teatro, uno di musica e uno di danza, che arriveranno qui a Cividale tra qualche giorno, saranno in scena dal 3 al 5 di settembre. E sono molto contento delle scelte che hanno fatto. Quello di teatro in realtà affonda le sue radici qui perché è uno spettacolo di Klaus Martini, che è un attore italo-albanese che lavora in Friuli che vive a Udine. Per esempio quello di musica, questo spettacolo Amused dell'ensemble Mosatric, sono 3 musiciste greco-tedesche che si sono inventate un modo di eseguire i pezzi anche attraverso per esempio la danza, utilizzando banalmente il tip tap come percussione, quindi c'è anche come dire una certa intelligenza e pure anche divertimento nel ripensarsi come artisti oggi, c'è una certa freschezza. Sono molto contento di Mittelland perché ci ha permesso di creare una rete articolata di rapporti sul territorio e di prendere parte soprattutto come catalizzatore, come rilancio di comunicazione a una serie di eventi che valorizzano Cividale del Friuli, le Valli della Tisone e del Torre. È un modo per sottolineare l'importanza del marketing territoriale perché poi Mittelfest vive su questo territorio e allora valorizzarne le potenzialità anche oltre i 10 giorni del festival che rimangono il nostro punto di lavoro principale, credo che sia abbastanza importante per rendere sempre più attrattivo a livello turistico il territorio stesso. Questo è il lavoro, sono molto contento di quest'anno perché abbiamo costruito una bella rete. Tra l'altro grazie a questa rete siamo entrati per esempio in collaborazione col Comune di Stregna che ha vinto un importante bando ministeriale con il progetto Icarus che inizierà a breve e che vede più di 50 partner. Quindi il primo step di Mittelland era quello di creare un sistema di relazioni. Sono molto contento perché le relazioni sono tante e questa è una buona base per rafforzare l'immagine di questo territorio verso l'esterno, in primo luogo verso l'Italia, perché non tutti lo conoscono e va invece fatto scoprire. Ha valorizzato sicuramente, peraltro una delle caratteristiche di Mittelfest è appunto andare a interagire con il territorio, facendo conoscere le varie culture l'una con l'altra. A proposito di questo aspetto, avete avuto delle difficoltà a far comunicare le varie culture o comunque i costumi della zona della Mitteleuropa, e la situazione attuale pandemica ha influito su questo aspetto oppure no? La situazione attuale pandemica sì, influisce tantissimo su vari aspetti, nel senso che noi abbiamo sempre lavorato fin da ottobre, bisogna tener conto che per realizzare un festival ci vuole un anno di lavoro, un lavoro molto lungo. Abbiamo iniziato sin da subito con l'obiettivo di farlo, punto, indipendentemente dalle notizie che arrivavano, perché se non si iniziava non era neanche pensabile arrivare in fondo. Poi progressivamente è chiaro che la situazione ci ha costretto ad adattarci a quello che via via succedeva, però devo dire che comunque stiamo riuscendo a portare gli artisti che volevamo sin dall'inizio. Il 60% degli artisti presenti viene dall'estero, insomma, quindi abbiamo una fitta rete di presenze da fuori,
Certo, è lavoro in più, questo è, però la missione di Mittelfest resta quella e quindi si va avanti. E il territorio si presta, perché stiamo comunque parlando di una regione che da sola presenta 4 lingue, a numeri diversi, l'italiano, il friulano, lo sloveno e il tedesco. E di conseguenza è naturale rispondere a questa varietà. Di questo devo essere grato a tutta la squadra di Mittelfest, che ha fatto un grande lavoro, e sono molto grato soprattutto al nostro presidente, al nostro CDA. C'è tanta fatica alle spalle per arrivare in fondo, però quello di un festival che è un unicum in Italia, cioè un festival che ha questa vocazione internazionale così marcata, è una peculiarità, è un valore che va avanti da 30 anni e che noi, come dire, a cui noi ci mettiamo a servizio. Certo, questo è un bel aspetto, un bel valore da tramandare a proposito di eredità, quindi il grosso lavoro, la determinazione, perché partire un anno prima con le notizie che stavano arrivando sempre più negative e scoraggianti, e avere la forza di mantenere anche lo staff e arrivare comunque a realizzare l'edizione che sta per arrivare, cioè quella attuale del 2021, ovviamente è un aspetto da tenere in considerazione, e noi vi facciamo i nostri complimenti. Prima di salutarci, ricordiamo le date di Mittelfest 2021. Sì, iniziamo oggi, venerdì 27 agosto, andiamo avanti fino a domenica 5 settembre, sono dunque 10 giorni precisi di festival, con una ricchezza di proposte varia, quindi credo che ognuno possa trovare un po' la propria dimensione, dal teatro, dalla musica, la danza, il circo, da proposte più di repertorio a proposte più nuove, da più pop a più raffinate, insomma basta esplorare il nostro sito. Noi cerchiamo di essere comunicativamente il più diretti, lineari e aperti con tutti, quindi insomma le porte sono straspalancate. Certo, dobbiamo avere Green Pass, su questo non possiamo. Beh, ahimè, la legge le regole sono chiare e ovviamente saranno anche rispettate. Giacomo Pedini, direttore artistico di Mittelfest, grazie ancora e buon lavoro. Grazie mille.